Ben trovate a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In questa puntata la seduta che si è tenuta in settimana dell'organo legislativo regionale. Tra i temi affrontati quella della riforma del 118 della Guardia Medica passata attraverso una mozione di Italia Viva. Il dibattito. È stata respinta dall'Aula dopo una discussione molto partecipata la mozione sulla riorganizzazione del servizio di Guardia Medica. L'atto è stato presentato dal consigliere regionale Stefano Scaramelli di Italia Viva e recepiva un emendamento apportato dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti. Questa riforma è sbagliata, lo hanno detto al Partito Democratico. Se no, no non scendeva al 25% e noi siamo saliti al 10%. Io ho aperto la campagna elettorale con questa questione due mesi fa, ci ho messo la faccia allora ed era il coraggio, un'idea, ho avuto il coraggio oggi di proseguire in quella battaglia perché si devono fare le cose che sono giuste, non quelle che convengono. Bisogna dire la verità e bisogna saper governare questa regione dando risposte sanitarie laddove, a nostro avviso, non vengono date. Andare a togliere i medici di guardia nel territorio è un errore, perché sono un presidio territoriale e il Covid ci ha detto quanto si sia importante sostituire un medico con un call center vuol dire fondamentalmente svilire la professione sanitaria e medica. Per questo non l'abbiamo contrastata. Dispiace che il Partito Democratico da solo, contro tutto il Consiglio regionale, abbia voluto difendere una riforma che a mio avviso è indifendibile. Il testo dell'atto consigliare ricordava come la riorganizzazione del servizio di guardia medica prevedesse una sospensione del servizio nella fascia oraria dalle 24 alle 8 in circa 60 postazioni della regione, sottolineando come il paziente dovrà rivolgersi al centralino unico delle ASL e successivamente a un numero unico. La consigliera del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, ha presentato un emendamento rafforzativo, recepito nella mozione, chiedendo di mantenere pienamente operativo il servizio sull'intero territorio regionale, in mantenimento degli orari notturni e dei giorni festivi, potenziandolo con le adeguate strumentazioni locali e personali, in modo da permettere ai cittadini che abitano in zone periferiche di avere un presidio a cui rivolgersi e una persona a cui fare riferimento. Il Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegna, ha ricordato come la Commissione abbia avviato un lavoro sulla riforma dell'emergenza urgenza e sul tema della continuità assistenziale. E il tema della riforma della continuità assistenziale della Guardia Medica è una cosa che si parla da, da anni, cioè, da, già dalla scorsa legislatura era pronta una riforma perché noi di notte... Ogni Guardia Medica risponde in media a due telefonate. Qui si tratta di strutturare intanto un obbligo europeo e corretto di strutturare un numero unico eh, per la continuità che è 116-117, quindi, questo comunque va fatto. Secondariamente, eh, c'è da ristrutturare tutto il tema delle casse delle comunità. In ogni zona ci sono almeno una casa della comunità AB che è aperta H24, quindi c'è una presenza che deve essere costruita e non ha senso mantenere una guardia medica e poi costruire una casa della comunità accanto, quindi deve essere riassorbita dalla costruzione delle case delle comunità hub. Le preoccupazioni per le aree periferiche, l'assessore quando è venuto a presentarlo in commissione ha detto chiaramente che nelle aree periferiche dove c'è una lontananza da qualsiasi presidio medio viene mantenuta la presenza fisica della guardia medica, quindi lancia gli allarmi eccetera mi pare che sia assolutamente fuori contesto. Tra l'altro ancora non è stata messa in piedi perché c'è una fase di concertazione che la Giunta sta facendo, quindi non si può che dire che è corretto sia perché i dati ci dicono che bisogna riformarlo il tema della continuità assistenziale e tutti sono sempre stati d'accordo, eh, sia perché la procedura che sta seguendo la Giunta è una procedura di grande concertazione e di grande ascolto prima della decisione. A porre l'accento sulle criticità riscontrate nei pronto soccorso, il consigliere di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci. Abbiamo discusso stamani mattina una mozione a firma Italia Viva, in particolar modo del presidente Scaramelli, con la quale veniva chiesto alla giunta regionale di retrocedere rispetto alla riforma della Guardia Medica. Una richiesta assolutamente sensata perché, nel momento in cui i pronto soccorso scoppiano, è evidente che se leviamo la Guardia Medica aumenta il carico sui pronto soccorsi perché non hanno i pazienti che stanno male la notte altro modo per essere curati che chiamare. 118, ebbene quella richiesta è stata votata da tutte le opposizioni, da tutte le minoranze in maniera convinta, dal 5 Stelle, Lega, eh, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma è stata eh, bocciata dal Partito Democratico, quindi la maggioranza non c'è più, una mozione che non avviene su una cosa eh, di lato, su una cosa marginale, ma su un elemento centrale come la sanità e come la riforma della Guardia Medica. Le elezioni politiche dello scorso 25 settembre ha consentito alle forze di maggioranza e delle opposizioni di riflettere sui risultati in Toscana. A margine della seduta i consiglieri regionali si sono espressi sull'esito delle ultime elezioni politiche con riferimento ai risultati dei singoli partiti, ma anche facendo un'analisi sui possibili nuovi equilibri futuri. Io penso che noi dobbiamo avere il coraggio di dire come sono andate le, le cose, anche le cose positive. Penso alla mia città, a Pisa. Noi abbiamo fatto il più 4% rispetto alle politiche 2008, più 10% rispetto al sindaco Conti, siamo a nove mesi dalle elezioni e sono convinto che ci sia la possibilità di giocarcela sia lì sia a Siena. Quindi esiste un tema e un problema serio a livello nazionale, ma allo stesso tempo dobbiamo leggere anche i dati positivi. Io penso che quella lettura è stata una lettura di questo tipo, no? che tiene conto di luci ed ombre. Poi il problema esiste, penso insomma di aver detto quello è il mio punto di vista rispetto a, a tutto questo. È chiaro, bisogna essere, diciamo, approfondire, andare nel dettaglio, ma anche essere rapidi perché il rischio è che se stiamo fermi e mobilizzati rischiamo di avere erosione ancora sia da, dal terzo polo sia dal movimento 5 Stelle. Ritroviamo la nostra identità e poi parliamo con tutti. L'agenda Gianni, se esiste, immagino sia fatta da una pagina: la pagina in cui il governatore prende atto che da oggi, se vorrà continuare a governare questa regione, lo farà non avendo più la maggioranza dei consensi della regione. Perché ieri ho sentito il Governatore arrampicarsi addirittura in uno strano conteggio matematico secondo il quale avrebbe ancora la maggioranza perché somma i consensi del PD quelli della lista di Calenda e Renzi. Forse ha dimenticato che la lista di Calenda e Renzi ha fatto la campagna elettorale praticamente quasi esclusivamente contro il Partito Democratico, quindi dubito che, che oggi questi consensi si possano sommare. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito al Senato in Toscana. E... Quindi eh, il Presidente Gianni ovviamente ne dovrà prendere atto. Detto questo auspico nell'interesse della Regione e eh, di tutte le province toscane che vi sia una collaborazione tra il Governatore Gianni e il Governo. Su questo non ho dubbi perché il Governatore da questo punto di vista non credo abbia preclusioni ideologiche a confrontarsi col Governo. Il risultato eh, non possiamo dire che sia stato dei migliori. Eh, abbiamo ben chiaro che... Probabilmente i cittadini sono sfiduciati e avranno bisogno, eh, con questo governo di centrodestra, eh, di una lega che riesca a fare la lega, quindi con i suoi uomini, le persone preparate che noi abbiamo all'interno del partito, cercare di lavorare per andare a rispondere alle esigenze dei cittadini e riacquistare quella fiducia che in questo momento hanno perso. Per me il leader Matteo Salvini non è assolutamente... In discussione. Noi paghiamo lo scotto di un governo eh, col, fatto col centro-sinistra del Movimento 5 Stelle un governo di emergenza. Probabilmente i cittadini non hanno capito le motivazioni che ci hanno portato ad entrare in quel governo, ma però siamo sicuri che eh, andando ad allinearci a quelli che sono i nostri alleati storici, quindi con un'affinità anche di idee e di proposte, riusciremo a fare bene e questo servirà anche al partito per riacquistare la fiducia degli elettori. Questa è la prova che il Movimento 5 Stelle gode di ottima salute e la guida del Presidente Conte è stata fondamentale per riprendere le fila di un'azione che abbiamo intenzione di rinforzare sui territori, che è quella dell'ascolto, della condivisione dei temi più critici e della risoluzione dei problemi a livello nazionale. La compagine toscana vedrà Ettore Licheri, Andrea Quartini e Riccardo Ricciardi eh, a rappresentarci. Persone di esperienza, di grande esperienza e di valore, e partendo da queste basi e soprattutto da un programma che è molto attento a un'agenda sociale, ambientalista e progressista, siamo sicuri di poter fare anche dall'opposizione il meglio per la Toscana e per l'Italia. In Toscana un dato straordinario: è essere al 10% denota che questa è una regione che chiede riformismo, che chiede scelte dove un'area liberal-democratica e popolare come la nostra sta trovando un grande riscontro, contestualmente c'è il crollo del Partito Democratico e questo denota che era, vanno fatte delle scelte, bisogna attuare una politica di governo in grado di assumersi responsabilità, attuare i piani di programmazione, fare scelte infrastrutturali, stare accanto all'impresa e al lavoro che oggi parlano la stessa lingua e questo denota che abbiamo... Il diritto e il dovere di cambiare passo, per esempio, per quanto riguarda la gestione della sanità, che non sta dando le risposte dovute agli operatori e né ai cittadini. Nel contempo, a titolo personale e soddisfazione, per aver raccolto 22.000 voti, partivo da una dote cosiddetta di 10.700, siamo arrivati nel mio collegio a 22.000 voti, più del doppio soltanto nel corso di due anni. Io credo che sia stato un lavoro straordinario che denotano l'attaccamento al territorio, a quella Toscana del Sud, Siena Grosseto, che comunque ha bisogno di risposte importanti tanti, penso infrastrutturali come la Tirrenica, penso infrastrutturali come i collegamenti ferroviari e abbiamo bisogno di non lasciare una Toscana a doppia velocità. Ritorno nei teatri, ritorno alla normalità, anche il mondo della cultura riabbraccia il suo pubblico e così tra le varie presentazioni dei cartelloni in Consiglio sbarca la stagione del Teatro di Buti. Partirà il 23 ottobre la stagione autunnale 2022 del Teatro di Buti. In cartellone otto spettacoli che fino al 20 dicembre si alterneranno in orario serale e pomeridiano. Di luogo in luogo è il titolo della rassegna a sottolineare che le rappresentazioni a causa dei lavori di ristrutturazione del Teatro Francesco di Bartolo si terranno in due spazi diversi, la Sala di Bartolo e il Teatro Vittoria a Cascine di Buti. I lavori, grazie al progetto Ecosistema Culturale Valdera Nord Montepisano, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, permetteranno il restauro conservativo e il miglioramento dell'efficientamento energetico del Teatro di Bartolo. Il programma del cartellone che spazia da dialoghi tra protagonisti della letteratura russa, a racconti e testi di autori italiani contemporanei, da riduzioni drammaturgiche di classici greci ai riadattamenti di opere di scrittori del Novecento è stato presentato durante una conferenza stampa nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Il teatro inizierà un'opera importante di ristrutturazione per renderlo più moderno, eh, più accogliente, perché oggi il messaggio che vogliamo mandare di qui con forza è che più investiamo in cultura, più costruiamo libertà, più investiamo in cultura e più rendiamo i cittadini consapevoli di conoscere eh, quello che accade, quello che li circonda. Investire eh, in una stagione teatrale, in una realtà così piccola ma in cui il fermento culturale è forte dà il segno di qual è la strada da, da dover perseguire. La caratteristica di questa stagione è quella che andrà a, a visitare eh, due luoghi particolari eh, teatrali e culturali del nostro comune e sarà un, un percorso, un percorso fra luoghi, un percorso fra eh, tematiche culturali e teatrali. E vi invitiamo tutti a seguire la nostra, la nostra stagione perché ha veramente un grande eh, livello teatrale e, e culturale ed è per noi un, un, un momento di grande eh, vanto e di grande eh, importanza per, per tutto il nostro territorio A presentare il programma il direttore artistico del Teatro di Buti, Dario Marconcini Cominciamo con Luca Scarlini che noi tutti conosciamo che è questo picco della mirandola diciamo in tutti i settori che ha affrontato e poi abbiamo un incontro su Dostoevsky su uno spettacolo che è legato a Fratelli Karamazov e poi ancora una che ha partecipato che è Sergio che è stata candidata al premio Ubu come migliore spettacolo teatrale ma non è tanto degli spettacoli che voglio parlare quanto del fatto che come ho già detto che va cercato questo teatro e di, e di nuovo va trovato un senso profondo ad andare davanti a teatro, che non è quello della semplice, del semplice intrattenimento, quello lo sa fare molto bene la televisione, questo è chiaro. Noi siamo per qualcosa che ci tocchi nel profondo e tutti i nostri spettacoli, ad esempio c'è di nuovo uno spettacolo di cauteruccio, che Firenze purtroppo per ragioni politiche ha abbandonato abbastanza. Che, che si propone a noi con l'ultimo nastro di crap di Becket. Finiamo poi dopo con Le Ariette, che è uno spettacolo di questa compagnia teatrale che ama definirsi contadina e che, in fondo, durante lo spettacolo prepara anche una grande scena. E questi sono otto titoli, tutti abbastanza importanti. È tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'appuntamento con le informazioni del Consiglio regionale della Toscana si rinnova con voi la prossima settimana.